ricevuto delle fortissime pressioni, pressioni fortissime che ho ricevuto e che non intendo assolutamente lasciar cadere nel vuoto, perché io ho come faro ultimo la salute del mio paziente. Lui è Giovanni Belcari, medico del pronto soccorso dell'area di Livorno. Dice di aver subito delle pressioni dalla direzione dell'ospedale dopo aver eseguito in modo regolare e autorizzato la trasfusione al plasma su un paziente. Io ho il dovere deontologico di intervenire in queste situazioni e ho il diritto di effettuare questa terapia. Ma per capire meglio quello di cui stiamo parlando, dobbiamo fare un passo indietro. Il plasma viene quotidianamente usato all'estero per curare il Covid e questo perché sono stati pubblicati diversi studi su prestigiose riviste mediche che ne supportano la validità. Recentemente sono state anche aggiornate nuove linee guida europee che consigliano il plasma convalescente ai soggetti con leucemia. E anche negli Stati Uniti la FDA a gennaio ne ha autorizzato l'uso soprattutto per la cura dei pazienti più fragili. Sentite cosa dice Arturo Casadevall, uno dei più importanti infettivologi americani. Noi negli Stati Uniti il plasma lo stiamo usando. Il plasma è l'unico antivirale che funziona contro le varianti. Spero che le autorità in Italia, che è il paese leader in questo campo, considerino la terapia al plasma. Ma in Italia siamo invece rimasti indietro e dopo la vicenda di Donno e lo studio Tsunami tutto si è bloccato. Plasma convalescente ce n'è pochissimo o non ce n'è proprio, resterebbe solamente la strada dell'uso compassionevole. C'è da attendere il parere favorevole del comitato etico e via via. Insomma, a oggi l'unica procedura per la cura al plasma è quella dell'uso compassionevole, ma anche chi usa rigorosamente questo protocollo rischia. Il dottor Belcari ha curato con il plasma Marcello. La mia patologia è leucemia linfatica cronica. Con la mia malattia le dosi di vaccino sono praticamente inutili. E infatti Marcello ha preso il Covid ed è stato male per 5 lunghi mesi. Non sapevano come curarlo. Sono sentito abbandonato. In questi 5 mesi la percezione è che mi avrebbero in qualche modo lasciato morire. C'avevo la febbre a 40 e sono dovuto venire a pronto soccorso perché non respiravo. Il paziente è arrivato da me il 25 aprile, l'ho prontamente trasfuso con plasma. Dopo la trasfusione di plasma che ho fatto, dopo una settimana tagliavo l'erba col trattore. C'era un medico prescrittore, un paziente decisamente informato e oltre che critico, e un'autorizzazione dalla massima autorità. Insomma, tutto regolare, ma è proprio ora che la vicenda diventa assurda. Abbiamo avuto pressioni dal primario. Delle fortissime pressioni. Le parole del dottore sembrano far riferimento a questa mail di cui siamo entrati in possesso. Una mail inviata da un primario dell'ospedale a tutto il personale sanitario. Il primario scrive di trovare inaccettabile che si faccia una terapia di questo tipo e chiede di chiarire dinamica e responsabilità di quanto accaduto e che la cosa non si ripeta. Io ho il dovere deontologico di intervenire in queste situazioni e ho il diritto di effettuare questa terapia. Noi negli Stati Uniti il plasma lo stiamo usando. Il plasma è l'unico antivirale che funziona contro le varianti. Il plasma iperimmune è ad oggi, per alcune categorie di pazienti, forse l'unica cura veramente efficace. Mettere i bastoni fra le ruote a un medico che prescrive quella cura, la applica, peraltro suffragato da un comitato etico, è inaccettabile e io non lo accetterò mai.